Buonasera, benvenuti alla terza partita. Sono in compagnia delle squadre Enriquez, Blu Notte e Livatino Incontri. Presentatevi. Luca Alviri, Matteo Ciro, Raffaele Goccia, Danilo Canzano, Vincenzo Autiero, Romeo Bartolo, Vincenzo Punzo, Marzatico Antonio. Ormai ne Allora, la partita è finita 1-0 per i Livatino Incontri. Che vuoi dire? È stata una partita combattuta fino alla fine. È rimasto il risultato dopo la prima marcatura, è rimasto sempre lo stesso. Siamo stati sfortunati a prendere anche una traversa sotto porta. Faccio i complimenti al nostro portiere perché ci ha difeso molto bene. E nulla, niente più. Vabbè, voi chi vuole parlare? Dove sta il capitano? La partita era dura. Si Si sente. sente? Si sente. Rispetto alla prima stata più sofferta. Hanno giocato bene, abbiamo fatto solo un gol. Brasile dove sta? È alcolizzato, è un bomber. Fate parlare al portiere qua. Portiere, vai. No, è andata bene, abbiamo giocato bene. Abbiamo sofferto un po' troppo. Potevamo pure Io ho chiuderla. visto molte persone a terra, devo dire la verità. Perché la partita è stata combattuta, è stata dura, però un po' l'allenatore e l'avversario deve essere un po' più calmo, però. Che siamo ragazzi. Chi vuole dire qualcosa? Sto andando a chiedere. Ragazzi. No, invece sì, vai, no, vabbè, la partita è stata combattuta. Loro correva. Ho sbagliato un rigore. Anche la ribattuta. Il secondo che sbaglio la Maverick, se non dico che porta male, ma mi sta guaiando. Niente, però è una be no, vabbè, un bel torneo. Complimenti anche a tutti gli organizzatori. Vorrei chiamare Brasile. Se no, non viene Brasile. Lo salutiamo così, chiudiamo così. Vabbè, a chi lo vuoi dedicare il gol da lontano? A me, lo dedica a me. Ai suoi fratelli Gabriele e Leo, dico io per lui. Vabbè, ragazzi, in bocca al lupo per la prossima partita. Ci vediamo.